mi è stata trasmessa questa interrogazione del consigliere Del Gaudio. Allora, esaminiamo un po' passo passo quello che è stato detto. Diciamo che sono state fatte delle premesse e quindi giustamente citate due delibere di consiglio comunale, la 23 e la 24 del 2004, due delibere che hanno riguardato questo programma complesso definito contratti di quartiere secondo, complesso perché c'è un apporto c'è un finanziamento pubblico di 5 milioni di euro, ci sono interventi privati e ci sono opere pubbliche da realizzare con finanziamento privato. Diciamo che ad un certo punto il consigliere Del Gaudio fa un elenco di opere pubbliche da realizzare sia con finanziamento, con apporto pubblico e sia con apporto privato. Questo elenco è stato preso da che cosa? Dal progetto preliminare contratti di quartiere approvato dal Consiglio Comunale con la delibera di Consiglio 23 del 2004. Qui sono sommariamente indicate tutte le opere che il contratto di quartiere deve prevedere. Nella sostanza tutto questo viene rispettato anche negli atti successivi. L'unica cosa che poi il consigliere Del Gaudio fa un salto, passa dal 2004 al 2013, perché la delibera a cui fa riferimento il consigliere, l'atto di indirizzo della giunta, dove parla di connivenza formale dell'ufficio urbanistica e l'acquiescenza della loro opposizione consiliare, espropriando le prerogative del Consiglio Comunale. Questa è una, diciamo che in questi 9 anni poi non è che ci sia stata poi assenza dell'amministrazione nei vari passaggi, perché ci sono molti atti fatti dall'amministrazione e ci riferiamo poi all'approvazione dei progetti definitivi di queste opere pubbliche effettuate nel 2006 con due delibere di giunta, la 66 e la 67, che definivano compiutamente le opere pubbliche da realizzarsi con finanziamento pubblico. E poi c'erano delle determinazioni dirigenziali con le quali sono stati approvati i progetti esecutivi, e parliamo del periodo anche del commissario prefettizio di Bari 2008, la numero 131 e la numero 132. Quindi, prima di arrivare a questa delibera di atto di indirizzo del 2013, ci sono tutti questi passaggi. Esaminiamo adesso un po', ecco, i due progetti di opera pubblica sono l'area mercatale con la manutenzione del quartiere Pezza del Lago e la pista ciclabile per un importo di 1.500.000 euro. Poi c'è l'edilizia sperimentale con la piazza di quartiere di 3.500.000. Se noi esaminiamo le voci, queste qui, che nella sostanza prevedevano un frazionamento un po' di questi grossi importi, vediamo che alla fine ci troviamo ugualmente, perché questo era il progetto preliminare. Lei ha indicato interventi residenziali finalizzati alla realizzazione degli alloggi di edilizia sperimentale per un importo complessivo di 3 milioni di euro. Per arrivare ai 3 milioni e mezzo dell'edilizia sperimentale della piazza dobbiamo aggiungere a questo i 500.000 euro che lei vede sotto, dove c'è scritto realizzazione della piazza di quartiere nell'ambito della zona 167 per un importo di 553.000 euro. Quindi la somma dei due fa 3 milioni e mezzo, e questo è il progetto esecutivo, definitivo ed esecutivo, approvato dalla giunta nel 2006, non nel 2013. Dopodiché passiamo invece all'altro intervento, all'altra opera pubblica che tutti definiscono area mercatale, mentre in effetti non è solo l'area mercatale. Sappiamo che unitamente all'area mercatale c'è anche la manutenzione del quartiere Pezza del Lago,
E c'è la pista ciclabile che dall'area mercatale porta alla 167, a Viale Canova. E qui ci sono da fare un po' di somme. Allora c'è la sistemazione della viabilità nel quartiere Pezza del Lago per un importo di 329.784.000 euro, realizzazione di piste ciclabili nell'ambito della zona 167 per un importo di 52.830, realizzazione e revisione della rete di pubblica illuminazione nell'ambito del quartiere per un importo di 83.200.000 euro. Quando si parla di quartiere non si parla di 167, si parla di contratto di quartiere secondo che ha una perimetrazione di 100 ettari, fatto da 90 ettari, 50 la 167 e 40 tutto il quartiere Pezza del Lago. Quindi quartiere non è 167, è contratto di quartiere secondo. Poi passiamo a opere di arredo urbano in genere, da realizzare su tutte le aree pubbliche ricadente nell'ambito dell'area perimetrata per un importo di 695.000 euro. A questo dobbiamo aggiungere, perché c'è una parte del finanziamento per rendere compiuta l'opera, quando si è fatto il progetto esecutivo e si è approvato nel 2006, non nel 2013, nel 2006, allora si è spostata una parte del finanziamento dell'apporto privato, e quindi mi riferisco ai 459.209.000 euro, dove c'è scritto realizzazione di area mercatale tra Viale Ferrovia e Via Montesanto di circa 15.000 metri quadrati per un importo di 459. Ma quell'importo non è che è stato spostato, cioè c'è stata in effetti soltanto una traslazione. In effetti i 459.000 euro restano e restano diciamo nell'ambito della 167. Comunque la somma di questi importi fa 1.500.000, ma al di là di questo, e quindi per arrivare all'importo complessivo dell'area mercatale e la manutenzione della Pezza del Lago, diciamo, e della pista ciclabile, il quadro economico del progetto area mercatale e manutenzione del quartiere Pezza del Lago, sin dall'approvazione del progetto definitivo del 2006 e del progetto esecutivo del 2008, è pari a 1.558.000 euro. E posso consegnarvi il quadro economico allegato al progetto esecutivo. Dal 2008 alla famosa perizia di variante che lei ha indicato e quindi fatta seguire all'atto di indirizzo dell'amministrazione Dotoli nel 2013, il quadro economico, l'importo complessivo dei lavori non è mai cambiato. Quindi la perizia di variante è stata fatta all'interno dell'importo complessivo dei lavori. Nessuna somma ingente, così come lei la definisce, è stata apportata, ha integrato i lavori dell'area mercatale. L'unica cosa che è stata fatta in quella perizia di variante è stato utilizzare per un miglioramento progettuale del progetto 200 la voce di aree ed urbanizzazioni di 259.000 euro nel quadro economico, perché se noi non utilizzavamo quell'importo doveva essere restituito alla regione, come in tutti i lavori, opere pubbliche, diciamo i progetti finanziati con i FES ed altro dovevano essere restituiti. Allora siamo andati alla regione per dire: possiamo utilizzare per la realizzazione di opere nell'ambito di questo progetto di opera pubblica questi 259.000 euro? La regione ci ha autorizzato, quindi quello che è salito è l'importo contrattuale, non il quadro economico, l'importo contrattuale che è salito di 200.000 euro.
Quindi parliamo di un importo contrattuale iniziale di 900, quasi un milione di euro, che è salito a 1,2 milioni. Quindi non vedo questo importo ingente che c'è. Se pensiamo che alcune opere pubbliche partite nel 2000 con la stessa impresa sono passate da 2 milioni di euro a 5 milioni e 100 di euro, le posso fare qualche esempio, però lasciamo perdere per il momento. Quindi in questo caso non c'è alcun incremento ingente di capitale, ecco, anche perché, voglio dire, penso che tutti avremmo voluto sfruttare un po' delle voci che potevano essere utilizzate per opere pubbliche in luogo di una restituzione alla Regione per mancata realizzazione e attuazione di quella voce del quadro economico. Quindi questa è, diciamo, la risposta a questo punto. Poi c'è un altro punto che viene messo in evidenza ed è quello relativamente al dubbioso errore di imputazione della spesa. Si parla di cambio del capitolo, l'imputazione, il dubbio. Ve lo esplicito subito. Quando è stato approvato il progetto esecutivo dell'area mercatale, è stato imputato la somma, quindi è stata imputata su un capitolo 3.200 residui. Erroneamente. Nel momento in cui invece il sottoscritto si è accorto di questo errore, tra l'altro non fatto nemmeno da me, quindi ha corretto l'errore con una determina, la numero 40 del 2012, in uno con una liquidazione, dove ho dato atto di rettificare le determinazioni dirigenziali 131 e 132 del 2008 nella parte in cui si imputavano le somme relative ai due progetti contratti di quartiere 3.553.280 e 1.558.152 al capitolo di bilancio 2008 gestione residui, che non c'entrava niente con i contratti di quartiere, invece del capitolo 3.606 relativa a tutte le uscite dello stesso contratto di quartiere secondo. Quindi c'è stata soltanto una rettifica nella imputazione delle somme. Questo è l'altro punto. Poi, nella sostanza, allora, invece nella parte finale dell'interrogazione, lo stato dell'arte. Allora, diciamo che per quanto riguarda le opere pubbliche con finanziamento pubblico, così come vi ho detto, ci sono due grosse opere: l'area mercatale con la manutenzione Pezza del Lago, pista ciclabile di 1,5 milioni, e poi 3,5 milioni l'edilizia sperimentale e la piazza pubblica. Per quanto concerne l'area mercatale, noi stiamo andando avanti con i lavori. Proprio giorni fa c'è stato liquidato dalla Regione il secondo SAL di 279.000 euro, perché c'era un blocco dovuto anche alla Regione, come nei comuni c'è il blocco di inizio anno, no? Per quanto riguarda il discorso del patto di stabilità, un discorso economico, quindi legato alla ragioneria, e non ha potuto erogare, diciamo liquidare materialmente questo secondo SAL, che noi avevamo già liquidato, però avevamo bloccato il pagamento. Diciamo che poi si è raggiunta anche perché l'impresa, giustamente, avendo anticipato un capitale di circa mezzo milione di euro, aveva chiesto la sospensione dei lavori, e lo poteva fare anche da contratto. Però, dato che noi avevamo anche in cassa, sempre per i contratti di quartiere, delle anticipazioni che ci sono state fatte dalla Regione per pagare quelle spese preliminari all'attivazione del contratto, spese di progettazione, direzione dei lavori ed altro, abbiamo raggiunto anche un'intesa con l'impresa per poter riprendere i lavori, e gli abbiamo anticipato sul secondo SAL 150.000 euro, se non ricordo male.
somme che però nel momento in cui adesso la regione ci ha liquidato il SAL andranno a rimpinguare questo capitolo e quindi questo fondo. L'impresa sta andando avanti, proprio stamattina hanno ripreso i lavori su via Montegrappa e quindi per le manutenzioni, perché fino adesso non potevano lavorare sugli asfalti perché la temperatura e il clima non consentiva, diciamo, la stesura del tappetino, diciamo, del manto di usura. E per quanto riguarda invece l'altra opera pubblica, che riguarda l'edilizia sperimentale e la piazza di quartiere, proprio lunedì prossimo andremo a firmare con, verrà anche l'assessore ai lavori pubblici, a firmare il contratto per il trasferimento dell'area del tirassegno dove ricadono le due palazzine di edilizia sperimentale e metà piazza pubblica, il trasferimento proprio di quest'area al comune di Lucera, non a titolo oneroso, e che questo consiglio comunale ha già deliberato in passato, quindi siamo stati chiamati a chiudere. Subito dopo abbiamo già pronto il bando per diciamo appaltare questi lavori. Questo è l'altro punto. Poi per quanto riguarda invece le opere pubbliche da realizzare con finanziamento privato, diciamo che ho parzialmente risposto anche nella risposta dell'interrogazione precedente. Nella sostanza noi stiamo facendo una ricognizione un po' di tutte le entrate rinvenienti dai soggetti attuatori privati e procederemo per stralci, perché le somme, quelle parzialmente incamerate, perché nella sostanza abbiamo assegnato 8 lotti su 10 e quindi non ancora incameriamo tutti e 2 milioni di euro. Io parlo soltanto dell'offerta migliorativa e oneri aggiuntivi, non parlo della questione degli indennizzi e dell'offerta espropriativa, ecco, per l'acquisizione delle aree. Faremo una ricognizione e procederemo per stralci. Il primo stralcio sarà proprio quello per cui abbiamo dato già l'incarico al progettista di sistemazione di via Scarano con ampliamento, realizzazione di spartitraffico, pubblica illuminazione e arteria interna di disimpegno di quell'asse, circa, per un importo di circa 500.000 euro, e poi si procederà man mano che ci sarà la disponibilità sempre su altre opere all'interno della 167, che poi è anche contratto di quartiere. Penso di aver risposto un po' a tutte le domande. Io ringrazio l'architetto Lucera e quindi apriamo la discussione, o comunque se ci sono osservazioni, interventi. Prego, consigliere Di Maio. Allora, sì. Ringrazio l'architetto perché è stato esaustivo per quanto riguarda i vari passaggi economici. Lui nel momento in cui fa quella esegue quell'atto di indirizzo della Giunta, effettivamente come premessa mette in evidenza che non c'è nessuna variazione economica. Sull'atto di indirizzo, ecco, il mio riferimento non era tanto a quello che aveva giustamente seguito l'architetto, ma quanto al metodo. Una variazione di programma adottato e approvato dal Consiglio Comunale che all'improvviso non passa più dal Consiglio Comunale. Ecco, questo ritengo che sia stata una offesa al Consiglio. E come, lasciatemi passare un paragone, recentemente il PUG viene adottato dal Consiglio Comunale e le osservazioni le giustifichiamo con un atto di indirizzo. Mi sembra che la similitudine calzi a pennello, per cui il mio riferimento era all'offesa che aveva ricevuto l'allora Consiglio Comunale per aver visto variare un programma senza poi legittimarlo.
Per quanto riguarda i capitoli di bilancio, certamente l'architetto si è trovato a dover modificare errori fatti da altri, per cui è giustificatissimo la sua spiegazione. Per quanto riguarda le opere, ecco, a me quello che interesserebbe sapere, Pezza del Lago, via Montegrappa, via Istria, erano destinati a delle modifiche, a dei miglioramenti, sono stati effettuati oppure no? Seconda domanda più specifica, per quanto riguarda gli 8 lotti su 10, cioè significa che 2 lotti ancora non vengono assegnati oppure non viene ritirata la concessione? Se non verrà mai ritirata, che cosa succede? Ecco, entriamo un po' più nello specifico, perché ritengo che queste siano le domande che tutti noi consiglieri ci chiediamo. Allora, per quanto riguarda i lotti, 8 lotti su 10 sono stati 6 ultimati, 2 sono in corso di costruzione, 2 lotti, e mi riferisco alle villette a schiera, uno è stato, era stato assegnato, si era firmata già la convenzione, nel momento in cui poi hanno fatto una richiesta di permesso di costruire, dovevano integrare la documentazione. Dopo che noi abbiamo fatto invece un po' gli accordi, i vari accordi con i proprietari espropriati per arrivare alla definizione, no, di questi contenziosi, e dato che nella convenzione con i soggetti attuatori c'era scritto che comunque c'è scritto che tutto era a carico loro, per una parte garantita con polizza fideiussoria fino ad un importo di 68 euro, se non sbaglio, e per il resto comunque doveva essere garantito da loro, abbiamo inoltrato a tutti la richiesta di integrazione degli oneri espropriativi. Una società che, con la quale non avevamo firmato ancora la convenzione, ma che era preassegnataria del lotto, aveva fatto una rinuncia precedentemente, quindi per motivi economici. E per motivi economici anche questo secondo assegnatario ha manifestato un non interesse ad andare avanti. Quindi noi su questa questione diciamo che dovremmo slittare con la graduatoria, perché ci sono molti altri. E poi ci sarebbe anche l'altro lotto che non riguarda l'edilizia convenzionata, ma bensì riguarda la casa di riposo, casa di cura, circa 10.000 metri cubi, che purtroppo andò all'epoca deserto come bando. Ci fu un soggetto che partecipò, soltanto che la documentazione non era diciamo perfezionata, e quindi di conseguenza non ci fu l'aggiudicazione. Anche per quella cosa diciamo dovremmo riproporre il bando per questo, diciamo. Ecco, queste sono le... No, via Montegrappa c'è, quindi come dicevo, cioè l'impresa si è dovuta fermare per quanto concerne la viabilità, per il discorso che gli impianti proprio di bitume sono fermi nel periodo invernale fino ad aprile, diciamo, riaprono proprio in questo periodo, quindi non hanno potuto fare, e quindi stanno lavorando prevalentemente, anzi adesso hanno ripreso anche sulla viabilità, però stanno lavorando all'area mercatale. L'area mercatale c'è stato un periodo che si sono dovuti fermare perché ci sono stati dei ritrovamenti, abbiamo avuto anche la sovrintendenza archeologica in un angolo dell'area e abbiamo dovuto nominare anche degli archeologi, quindi nell'ambito delle economie, nello stesso quadro economico abbiamo dovuto affidare gli incarichi, perché voglio dire imposti dalla sovrintendenza, e quindi questo è lo stato dell'arte. Prego. Sì, no, più che altro per aggiungere qualcosa riguardo a Pezza del Lago. Oggi sono ripresi i lavori su via Piave e via Montegrappa. E questi fanno parte, mi corregga l'architetto se sbaglio, della parte, diciamo, dell'offerta tecnica migliorativa che fece
l'impresa all'epoca della gara. Via Istria, che io ricordi, non era ricompresa. Altre strade dalle parti di Via Istria, che sono già state oggetto di intervento, faccio riferimento via Monte San Michele, via Parigi, via Praga, insomma quelle strade, via Podgora, siamo da quelle parti, sono già state oggetto di intervento già credo nel corso del 2013, se non ricordo male. Naturalmente al termine, diciamo, si verificheranno delle eventuali economie che ci auguriamo ci possano essere, per cui altre zone, come per esempio via Istria, che è evidente, insomma, necessitano di una particolare urgente attenzione, ripeto, se ci dovessero essere delle economie sicuramente verrà presa in considerazione tra le possibili priorità. Vedremo, io però da quello che ricordo, lo verificherò, ma mi pare di ricordare che Via Istria non fosse inserita in quella offerta migliorativa che fece l'impresa, però lo verifico nei prossimi giorni. La ringrazio, Assessore Di Battista. Ci sono... Prego, Sindaco. Volevo fare qualche precisazione anche, specie sulla parte economica, perché come accennava l'architetto Lucera, sono state fatte le richieste ai soggetti attuatori per la parte eccedente la quantificazione delle somme per gli espropri. Sono state anche fatte le richieste alle assicurazioni che avevano garantito fino a una certa somma i soggetti attuatori. Sono arrivate delle comunicazioni da parte di studi legali che ci dicono praticamente che il comune non deve avere più nulla dai soggetti attuatori, e quindi quello che purtroppo da anni stiamo dicendo sui contratti di quartiere, perché quando parla di acquiescenza dell'opposizione forse si riferisce ai consiglieri del Partito Democratico che erano in consiglio comunale nel 2006 quando è stata fatta quella delibera, o quelli del 2013 quando è stata fatta, si chiamavano diversamente ma erano gli stessi, i nomi sono, almeno è cambiato il nome del partito ma le persone erano le stesse, quindi alla fine sono quelli là, forse si riferiva a quelli. Ma una cosa è certa, che su questa vicenda noi non abbiamo prodotto nessun atto, perché parliamo del 2004, del 2006, del 2008, del 2010, del 2013, ma nel 2014 non abbiamo prodotto nessun atto sul contratto di quartiere. Avevamo in verità cercato di mettere in guardia il Consiglio Comunale sulla quantificazione delle somme per gli espropri, ma ahimè non siamo stati ascoltati, sappiamo come è andata a finire, e i cittadini di Lucera per il momento hanno anticipato qualcosa come 3 milioni di euro, 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro, per qualcosa che non doveva assolutamente incidere sulle casse del comune e quindi sulle tasche dei cittadini. Sicuramente con i soggetti attuatori ci sono già tutte le premesse, si apriranno dei contenziosi, anzi già sono aperti, perché ripeto, hanno messo in discussione anche la escussione della fideiussione, quindi non soltanto fino a 140 ma nemmeno fino a 68, perché praticamente sostengono, poi vedremo insomma se hanno ragione, non hanno ragione, ma giusto perché lei voleva avere il quadro della situazione, beh, anche questo c'è in quel quadro, è forse la parte più brutta, perché ripeto, la città, i cittadini si troveranno a pagare 3 milioni di euro che non dovevano pagare assolutamente loro. Credo che sia la parte, ripeto, meno bella di questa di quella che doveva essere una opportunità, e che invece si è riuscito a creare anche qui un problema. Anche questo, mi spiace che non c'è l'ex assessore Valerio, anche questo è quello che forse di cui dovrebbero essere fieri di aver lasciato in eredità. Ripeto, nonostante ci sono state mille tentativi per fargli ragionare su quello che stava accadendo, lo sappiamo tutti probabilmente perché è accaduto, per i soliti problemi.
Sappiamo delle incompatibilità che vi erano in quel consiglio comunale quando si trattava di decidere il valore di esproprio e si era nella situazione paradossale dove chi votava in consiglio comunale stava decidendo quanto lui doveva pagare. Probabilmente con l'intento di fare che? Di realizzare quello che bisognava realizzare, cioè gli appartamenti, venderli e scaricare il problema o su quelli che hanno comprato gli appartamenti o sulla collettività. E devo dire che sono stati veramente bravi, ci sono riusciti. L'intento lo hanno, raggiunto in pieno. Perché oggi quella è la situazione. Ci sono questi 3 milioni di euro che ballano, non si sa chi li pagherà. Di sicuro oggi è il comune di Lucera che li porta sul groppone. Vedremo questi contenziosi con i soggetti attuatori come andranno a finire e vedremo chi pagherà. Questa è la parte meno bella. A questi 3 milioni poi bisognerà aggiungere probabilmente, perché nel caso in cui questi 2 lotti, o meglio 3 lotti, non dovessero essere assegnati perché magari non ritenuti più interessanti nemmeno da quelli là che stanno in graduatoria, quindi bisognerebbe far scorrere la graduatoria, si può successivamente anche riproporre un altro bando, ma potrebbe accadere di non essere praticamente più appetibile a nessuno ed è un ulteriore costo che la città dovrà sopportare, perché quegli oneri aggiuntivi, migliorativi, che poi dovevano essere in parte utilizzati anche per le opere pubbliche, se li dovrà accollare anche il comune di Lucera e quindi tutta la collettività. Gli altri oneri maggiori per gli espropri se li accollerà anche questi il comune di Lucera, e quindi un'operazione che alla fine probabilmente, se sono 5 milioni di euro di finanziamento, probabilmente con quelli che sono i buboni che ci portiamo addosso, quindi tra i maggiori oneri di esproprio e quant'altro, forse usciamo pari, 5 milioni di euro ce li beviamo con queste operazioni. Vedremo a breve se riusciremo magari a riscuotere almeno le fideiussioni, ma dubito, perché qualche assicurazione ha praticamente liquidato qualche polizza. Quindi in buona sostanza, di quelle fideiussioni che erano state messe a garanzia, nessuna è andata a buon fine finora. Discussione.